c'è chi è corso per vincere, chi per concedersi un tour nell'Italia centrale e chi, pur arrivato a seguito come spettatore, non ha rinunciato ad una postazione privilegiata per osservare la risalita delle vetture d'epoca e da corsa più belle del mondo verso il Passo dell'Abetone. Perché sabato, per la prima volta nella storia e appena 3 giorni dopo l'arrivo di tappa del Giro d'Italia, la Mille Miglia ha attraversato la montagna pistoiese nell'ambito della terza tappa Roma-Parma. Da dove provenite? Ah, noi dalla Svizzera. Dalla Svizzera, è la prima Mille Miglia per voi? No, non è la prima. Conoscevate la montagna pistoiese? Sì, in particolare. Come bambino sono stato alla Adria autostrada da Abetone al Brennero e per questo ha realizzato il passo dell'Abetone, ma sono andato qualche volta in America. Oh, Providence, Rhode Island, United States. È la prima mia idea che facciamo, ma abbiamo fatto diversi a Tagaflori e anche abbiamo fatto un po' di, come si chiama, il Cavalcade. Su che vettura viaggiate? Una Porsche 356. Che cosa vi aspettate da questa Mille Miglia? Un po' di cose. Un'edizione record con 438 veicoli iscritti alla gara di regolarità, preceduti da 80 esemplari di Mercedes e Ferrari, che ha calamitato partecipanti da 44 paesi del mondo, dal Giappone all'Argentina, dall'isola di Man al Canada e tante nazioni europee. 2.000 le persone coinvolte nell'organizzazione, 1.600 chilometri percorsi e 1.500 giornalisti accreditati. Ma quale ti piace di più di queste macchine? Quella rossa. Perché proprio quella rossa? Perché c'è il cavallo. C'è un cavallo. Senti, ma da grande ti piacerebbe guidare una macchina così? Sì. Ma fai il tifo? Sì. Mi fai vedere come fai il tifo? Lungo la statale 12 del Brennero da Popiglio a Ponte Sestaione, dopo la gincana nel piazzale delle Regine, i piloti hanno valicato il passo dell'Abetone per ridiscendere nel versante emiliano. Su Alfa Romeo e Jaguar, Lancia e Fiat, Mercedes, Porsche, Ferrari e tante altre vetture da museo hanno fatto passerella personaggi del mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria mondiale, da Joe Bastianich, giudice di Masterchef, al modello inglese David Gandhi, all'attrice Martina Stella, fino a Wolfgang Ferdinand Porsche, magnati della celebre casa automobilistica tedesca. Did you know Abetone? Yeah. Thank you. Everything is beautiful. Thank you. You're welcome. Per l'occasione, il vivaio Giorgio Tesi di Pistoia ha dato in prestito al comune di Cutigliano 2 sculture in arte topiaria, esposte in bella vista all'Infopoint di Casotti.